Una giornata al Parco delle Vallere a Moncalieri per imparare la scienza toccandola con mano. In cattedra i giovani tutor delle scuole superiori che tra microscopi e provette sono stati chiamati a dare risposte alle domande e a spiegare gli esperimenti ai bimbi più piccoli. Bisognava soffiare in un colorante rosso e è diventato giallo con l'ossigeno. E abbiamo visto che i sali minerali hanno un colore, quando si mettono sul gas hanno un colore diverso. Mi piace che si imparano cose nuove, che è basata sulla scienza e che ci sono esperimenti. Sto imparando come avviene la digestione nello stomaco. Mi piace questa giornata perché posso imparare cose nuove. È interessante, è bello vedere cosa vede il nostro cervello. Ho imparato che la luce non è solo formata da diversi puntini, ma è anche suddivisa in onde. Nei laboratori dei grandi, i nostri piccoli scienziati hanno imparato ad scoprire come sono fatte le cose ed ad abituarsi appunto ad una mentalità scientifica, che vuol dire avvicinarsi poco per volta alla realtà, a capire com'è fatta, a trovare appunto gli strumenti per interpretarla. La giornata delle scienze cresce di anno in anno. Questa edizione, la settima, ha coinvolto 1700 studenti di 25 scuole di Moncalieri, Chieri, Vinovo, La Loggia, Trofarello e Andezeno. 32 laboratori tenuti da più di 100 tutor, studenti delle scuole medie superiori. Stiamo svolgendo varie attività, in particolare la digestione in vitro, dove facciamo vedere ai bambini la presenza di amido tramite il Lugol, che è un colorante che appunto rileva la presenza di questo zucchero complesso. Abbiamo fatto esperimenti molto semplici e introduttivi per portare questi ragazzini nel mondo della fisica in maniera molto semplice, come ad esempio il disco di Newton, che semplicemente è un foglietto di carta colorato e facendolo girare si vede che tutta la somma dei colori viene il bianco. Con i ragazzi più piccoli mi sono trovato molto bene, poi bisogna anche essere capace a, diciamo, utilizzare le parole esatte in base alle persone che si hanno davanti. Invece sono arrivati anche dei gruppi di ragazzi sicuramente più adulti, magari che diciamo, interagivano un po' di più, e sicuramente è sempre più piacevole avere delle persone un poco che conoscono la scienza a livello un po' più alto, però sicuramente poterla insegnare a dei ragazzini che fanno elementari è anche soddisfacente. Io ho partecipato a questo evento alle elementari come allievo e mi era molto piaciuto, ero molto curioso, e invece quest'anno sto partecipando come tutor e abbiamo spiegato le cellule e più che altro i pigmenti. I ragazzi si avvicinano a questa attività perché scoprono il piacere di svolgere un'attività di laboratorio, un'attività sperimentale, che serve loro anche ai fini dell'orientamento scolastico. Infatti molti di loro poi proseguiranno gli studi proprio in ambito scientifico. E inoltre scoprono il grande piacere che si ha nell'insegnare quello che uno conosce a chi non conosce questi argomenti, queste cose. E quindi l'attività in definitiva ha una doppia valenza educativa, sia nei confronti di coloro che si avvicinano